Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo sotto le pendici del Monte Grappa, siamo in e-bike, qui sereno, qui un po' più velato. Oggi siamo in test con un nuovo zaino Thule per conto di MTB Workshop, metto il link in descrizione e niente, ci vediamo su, dai. Stiamo salendo per questa mulattiera chiamato Sentiero 105. Vedo cross countryisti che mi passano a fuoco. Io ovviamente sono in eco perché è un giro abbastanza lungo, quindi voglio risparmiare batteria, il Garmin che fa le bizze. Poi comunque c'è una vista che ripaga molto lo sforzo. 4,73 km di distanza e 600 metri di dislivello, quindi in 5 km 600 metri di dislivello, per farvi capire. Per ora stiamo scorciando sempre sulla stessa valle, magari più in su faremo un po' il giro, però veramente bello in mezzo alla natura, tutta mulattiera così, quindi niente di complicato. Un po' ripido sicuramente, però poi ci sono anche dei tratti sottobosco, tipo qui adesso dove entreremo nell'ombra qui, e veramente bello, bello bello. Siamo arrivati a Rifugio Ordosetta, quota 1440, e là sopra c'è il Rifugio Bassano, bellissimo comunque, sembrano gli sfondi di Windows. Senza saperlo, quasi al Rifugio Bassano, sono incappato in questo evento Bike Day. Un sacco di stradisti, ma proprio tanti, tanti. Comunque ragazzi, stradisti, gente strana. Di quelle gare al cassonetto o al palo. Voglio fare una pausa pranzo un po' alternativa. C'è questo sentiero che una volta ho fatto a piedi, molto ripido, però molto figo. Ciao! È di là, mi sa, infatti. Sto guardando la traccia anch'io. Un bel sentierino in discesa, ma tanto tanto tecnico. Adesso vediamo di qui la traccia dove ci porta. Ciao, grazie. Ciao ciao! Salvataggio! Bellissimo però!
sella però. Yes! Allora, dai video che ho visto non sembrava così tecnico. Cioè, per me è tecnico che non sono abituato a girare in montagna. I miei colli non sono così pieni di gradoni, diciamo. Cioè, sono tecnici, ma un altro tipo di tecnico. Soprattutto non ci sono questi ripidoni in salita. Comunque è veramente fantastico. C'è un panorama, cioè ti fa proprio venire voglia di spingere e arrivare su. Bello. No dai, qui fattibile. Il pezzo sotto era di una pendenza che non avete idea. Infatti consiglio a chi vuole fare sto giro di armarsi di pazienza e resilienza. Dobbiamo arrivare fin sopra la cima, quella lì. Un giro adatto a chi ha le prime armi, sicuramente. Bello però. Un sacco di fatica. Alla fine ho dovuto scendere da un'altra parte perché la traccia che avevo mi indicava un sentiero che probabilmente ha cessato di esistere. Non ce la farò mai. Ce l'ho fatta. Sto percorrendo questa strada e spero di ribaccare la mia traccia. Non sono riuscito a seguire la traccia giusta purtroppo perché ho avuto un problema col sentiero. Piuttosto di perdersi ho preferito scendere per il sentiero, venire giù ad un rifugio e chiedere indicazioni. Bellissimo, cioè è proprio bello questo posto, raga. Io praticamente mi sono fatto tutte quelle creste con un sacchissimo di umidità, tanta. Siamo arrivati al sentiero 105 verso Crespano. Cioè da gusto è una cazzata, ma da gusto un sacco. Bello! Eccoci arrivati. Bene, siamo arrivati alla fine di questo giro. Non è propriamente il giro che avevo pensato di fare. Sopra il Col dell'Orso mi è impazzito il Garmin, oppure ho guardato male io, e quindi non sono riuscito a beccare la traccia giusta, ma verrò a rifarlo. Ci vediamo in un altro video. E iscrivetevi al canale, date un'occhiata alla descrizione, c'è la pagina Instagram di MTB Workshop, che è il sito per il quale testo cose riguardanti il mondo della mountain bike. Sono sempre io, cambiano solo i capelli. Seguite anche il mio profilo Instagram per aggiornamenti sui prodotti che testo
MTB Workshop. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.